Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul canale di Football Emotion Italia. Nel video di oggi andiamo a vedere quali sono i giocatori più esigenti con le proprie scarpe da calcio. Iniziamo! Ebbene sì ragazzi e ragazze, torna questo tipo di video che prima facevamo veramente tanto, poi l'abbiamo lasciato un pochino di lato, ma penso di essere riuscito a riprendere un po', riaccumulare un po' di informazioni e portarvi quattro giocatori e giocatrici che fanno qualcosa di abbastanza strano con le proprie scarpe da calcio. E direi di iniziare subito con Predator, e sto parlando di Rafinha, giocatore brasiliano del Barcellona. Molti di voi lo sapranno di già. Cosa fa Rafinha con le proprie scarpe da calcio? Beh, taglia la linguetta. Perché è qualcosa di strano e peculiare? Beh, perché Adidas, come tutti saprete, ci offre tre opzioni per la gamma alta di Predator. Una con linguetta classica, che vede il suo ritorno dopo tanto tempo, una scarpa da calcio senza lacci e una scarpa da calcio con i lacci, con una linguetta abbastanza classica per così dire. Di conseguenza non vedo il motivo per cui Rafinha abbia dovuto tagliare la propria linguetta, nel senso Adidas ci offre un'opzione molto simile a questa, difatti è praticamente la stessa scarpa da calcio se non per la linguetta, e di conseguenza il giocatore brasiliano può scegliere quell'opzione e non tagliare la linguetta. Cosa penso che abbia fatto? Beh, vuole una scarpa da calcio con i lacci, ma che non interferisca in questo caso la linguetta. Quindi ha tagliato per far sì che non ci sia appunto nessun tipo di interferenza nella zona del collo piede. È l'unico motivo per cui io vedo che questa cosa sia potuta succedere. Per tutto il resto non capisco, non so il motivo. Fatemi sapere giù voi nei commenti cosa ne pensate. Il primo giocatore che fa qualcosa di abbastanza strano con le proprie scarpe da calcio è Rafinha. I prossimi due giocatori di cui parleremo sono Pellegrini e Paredes, centrocampisti della Roma. Tutte e due vestono, indossano la Phantom scarpa da calcio di Nike, una scarpa da calcio che ha visto cambiare recentemente molte cose, molte tecnologie, tra cui la tomaia, ma soprattutto la suola che praticamente è ormai solo suola Cyclone 360, la conoscerete tutti perché proviene dalla Phantom Luna, scarpa da calcio ideata per il piede femminile e per non far sì che ci siano tanti infortuni nel mondo del calcio. Ebbene, questa suola devo dire che non è andata del tutto, nel senso che ci sono tanti giocatori che l'hanno modificata, tra cui Pellegrini e Paredes. Paredes sta giocando con delle scarpe da calcio, appunto con una suola modificata, che a me personalmente ricorda molto la suola delle Nike Tempo. Se non sbaglio, ho visto e ho letto che Pellegrini sta giocando con una suola anche lui modificata, che ricorda molto quelle delle Magista o quelle delle Nike Tempo, insomma un mix fra suole vecchie. Sinceramente è qualcosa che capisco, che comprendo al 100%. Perché? Perché la nuova suola Cyclone 360 a me personalmente non convince del tutto, anche perché secondo me va a far sì che la suola, quindi soprattutto questa zona della scarpa, sia abbastanza più stretta. Di conseguenza cosa penso sia successo? Beh, la suola AG, che è quella che io personalmente preferisco nelle Phantom GX o nelle Phantom Luna, è una suola che ovviamente in campi di erba naturale non va bene, nel senso che sono tacchetti molto ma molto bassi, di conseguenza possono andare bene in campi di erba artificiale di prima o ultima generazione. Ovviamente quei giocatori non possono utilizzarla in campi di erba naturale dove appunto il terreno è abbastanza alto. Di conseguenza cosa hanno fatto? Beh, hanno modificato la suola e hanno messo plasmato quella delle Nike Tempo, Magista che sia, insomma l'hanno adattata a quelle che sono le loro esigenze. Di conseguenza è qualcosa di abbastanza particolare, perché anche visivamente ha un impatto completamente diverso, si vede che è una suola che non è quella delle Phantom GX. Personalmente però capisco che Pellegrini e Paredes abbiano cambiato la propria suola. Passiamo ora a parlare di una calciatrice, portiere della nazionale inglese. Stiamo parlando di Mary Earps, scusatemi se l'ho detto male, penso si pronunci così, che utilizza le Puma Future, però lo fa in una maniera abbastanza diversa dal solito, però comunque devo dire che non esce fuori dagli schemi, perché Puma ci dice che la possiamo utilizzare così, ovvero senza lacci. Però penso sia tra le poche giocatrici o giocatori che utilizzano delle scarpe da calcio che arrivano con i lacci, li toglie e li utilizza senza. Perché dico che è qualcosa che non va troppo fuori dagli schemi
e che comunque dovrebbe andare bene, perché Puma, quando è arrivata la Puma Future con questo nuovo power tape al centro, ci comunica che la possiamo utilizzare anche senza lacci, nel senso che questa tecnologia fa sì che ci sia un lockdown perfetto, che il knit si adatta perfettamente al nostro piede e di conseguenza fa sì che appunto sia come una seconda pelle, perciò la possiamo utilizzare senza lacci ed è tra le poche che lo fa. Ovviamente abbiamo visto Marco Reus che durante praticamente tutta la sua carriera ha utilizzato, o tutta, gran parte della sua carriera ha utilizzato delle scarpe da calcio Puma senza lacci, abbiamo visto altri giocatori farlo, però è da tanto che non vedevo, soprattutto con questa nuova generazione. Devo dire che io personalmente l'ho fatto in generazioni precedenti di Puma Future, come sapete per me è una tra le migliori scarpe da calcio sul mercato, è davvero incredibile, si adatta perfettamente al nostro piede, è leggera, ha grip, insomma è una scarpa da calcio eccezionale. Come dico sempre, la possiamo utilizzare senza lacci? Beh, sì, perché comunque la marca lo comunica, ci garantisce che avremo comfort lockdown anche senza lacci, però personalmente penso due cose, che il power tape sia più una tecnologia per marketing a livello visivo che non sia tanto funzionale, perché comunque è solo un nastro al centro della scarpa che non ci apporta troppo appunto lockdown e stabilità, e soprattutto perché se una scarpa da calcio arriva con i lacci, secondo me va utilizzata con i lacci. Però il portiere della nazionale inglese femminile lo fa, di conseguenza lo possiamo fare anche noi. E concludiamo con un giocatore iconico, storico, che fa qualcosa di abbastanza strano. Mi è scoppiata la testa quando l'ho visto. Sto parlando di Cristiano Ronaldo, che sinceramente penso che stia arrivando alla fine della sua carriera e stia iniziando ad avere un pochino di problemi anche con la marca dello Swoosh. Perché cosa è successo? Beh, tutti sappiamo che Mercurial Superfly è associata a Cristiano Ronaldo. Sono due cose che si sposano perfettamente insieme, è un binomio. Di conseguenza penso che tutti noi, vedendo Cristiano Ronaldo con una Vapor, ci scaturisca qualcosa di abbastanza insolito dentro la testa. Non è successo questo, ovviamente. Cosa è successo però? Che Cristiano Ronaldo è sceso in campo con le Mercurial Dream Speed dopo tanto tempo, tra l'altro, anche per questo dico che secondo me sta avendo dei problemi con Nike. Dopo tanto tempo dalla uscita di Nike Mercurial Dream Speed ha finalmente utilizzato questa scarpa da calcio, ma l'abbiamo visto tagliare il Dynamite Fit Collar. Quindi è sceso in campo con una via di mezzo fra Superfly e Vapor, qualcosa che non avevo mai visto, soprattutto in Cristiano Ronaldo. Sì che è vero che tutti un pochino sapevamo che il Dynamite Fit Collar di Cristiano Ronaldo era leggermente più basso, ma tagliato da lui personalmente non me l'aspettavo per niente. Anche in questo caso non capisco del tutto il motivo, se sia qualcosa per far capire a Nike, un messaggio che vuole mandare, o si stia ribellando, o semplicemente che le nuove Nike Mercurial Dream Speed non erano così tanto comode come le scarpe da calcio precedenti, di conseguenza le ha dovuto tagliare, il che penso sia abbastanza improbabile perché comunque è la stessa scarpa da calcio ma cambia la colorway. Quindi non capisco bene il motivo, se sia appunto qualcosa, un messaggio che vuole mandarci, che vuole mandare a Nike. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate, però è anche vero che è qualcosa di molto ma molto strano, soprattutto provenendo da Cristiano Ronaldo. Bene ragazzi e ragazze, siamo giunti alla conclusione di questo video. Questi erano 4-5 giocatori e giocatrici che fanno qualcosa di molto insolito con le proprie scarpe da calcio. Fatemi sapere giù nei commenti se volete altri video del genere. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, commentate, iscrivetevi a tutti i nostri social e noi ci vediamo in un prossimo video.